Ovviamente dopo una vittoria in trasferta c'è la carica, perché comunque davanti ai nostri tifosi un derby, il primo dei tanti che ci saranno quest'anno, quindi ci teniamo a fare bene anche perché sappiamo che ci sarà una grande affluenza di pubblico e poi sappiamo comunque qua quanto sono sentiti. Io sono abituato al nord, che comunque i derby erano partite normali, qua sono le partite della vita e quindi daremo il massimo per noi e per i tifosi. Beh, noi in allenamento diamo sempre il massimo, poi ci sono le condizioni atmosferiche, ovviamente il caldo ci ha condizionato molto nelle prime due partite. Lavoriamo per dare il massimo, ovviamente non sappiamo quantitativamente quanto ci metteremo ad arrivare al massimo, però domenica dopo domenica stiamo migliorando e quindi speriamo di raggiungere il top il più presto possibile. Beh, il mister ha avuto quest'ottima intuizione perché comunque Herrera, Brevilinho, quei loro difensori un po' macchinosi, quindi il mister non ha né bocciato De Angelis né ha voluto fare una scelta per le condizioni fisiche di Gianluca, ma solo perché ha avuto questa intuizione, pensando che le qualità di Herrera potessero mettere in difficoltà l'avversario, ha avuto un'ottima intuizione. Abbiamo due esterni che, come hai detto te, non sono difensivi, ma che danno una grande mano in avanti, e quindi noi dietro i quattro difensori, due centrocampisti, più il portiere, dobbiamo sacrificarci per coprire i buchi che fanno loro, comunque consapevoli del fatto che quando gli arriva la palla siamo in ottime mani e possiamo anche affidarci semplicemente ai quattro davanti per segnare. Beh, già nella partita di Coppa Italia ero rimasto impressionato perché il 5 agosto vedere così tanta gente a una partita di Coppa Italia contro la squadra di Serie D è una bella cosa. Poi già alla prima di campionato un sacco di persone, oggi che è un derby contro una squadra comunque con un nome che non è, con tutto rispetto al Prato, che magari è un pochino più sconosciuta, speriamo di avere una grande affluenza e di ripagare con una grande prestazione.